Giornata di tesseramento del club Quelli del Delfino, associazione di tifosi biancazzurri che coniuga il tifo per il Pescara Calcio con tante iniziative, non solo sportive ma anche di stampo sociale, oltre ai tanti appassionati e al direttivo del club. Per il Pescara hanno presenziato i calciatori Daniele Sommariva e Tommaso Cancellotti. Le interviste dei due tesserati biancazzurri e del presidente del club William Gelsomino. Siamo pronti anche quest'anno, come sempre, per fare comunque i nostri eventi, per vivere anche la nostra sede che abbiamo inaugurato l'anno scorso. Tu eri presente, come tanti nostri amici, all'inaugurazione, e quest'inverno l'abbiamo vissuta. Le trasferte che non potevamo fare le abbiamo viste qua e abbiamo fatto un bel gruppo di amici, ancora meglio di come è sempre stato prima. Sicuramente non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo, soprattutto le ultime due partite. E dobbiamo lavorare, abbiamo ripreso ieri la settimana e questa settimana stiamo lavorando bene. Il mister ci ha parlato, il direttore ci ha parlato e sappiamo quello che dobbiamo fare, quindi dobbiamo migliorare in tante cose, però lo sappiamo. Deve essere l'anno per la mia definitiva maturità. Ho avuto delle belle esperienze gli anni passati, sia nel settore giovanile che negli ultimi anni a Monza, però ho sempre giocato poco, quindi quest'anno deve essere per me un anno molto importante per iniziare, tra virgolette, la mia carriera dal punto di vista personale e come giocatore, diciamo. Sì, guarda, una piazza così merita palcoscenici diversi, questo lo sappiamo tutti, quindi ovviamente l'uscita dai playoff dell'anno scorso brucia ancora e c'è tanta voglia di rivalsa, e tutti i ragazzi che sono venuti hanno grande voglia e sanno perfettamente che Pescara è una maglia importante e tutti quanti vogliamo riportarla dove merita. Questo ovviamente avverrà attraverso il lavoro, attraverso insomma appunto il lavoro quotidiano, giorno dopo giorno, ma penso proprio che siamo sulla strada giusta. Sono, diciamo, tra B e C, come hai detto, diciamo il prossimo risultato, mettiamolo così, che posso toccare sono le 300 partite, ce la metterò tutta per poter arrivare a questo traguardo, che comunque sia è un traguardo personale importante, ma è importante più l'andamento della squadra piuttosto che i raggiungimenti personali, e spero che questi possano coincidere l'uno con l'altro, soprattutto con i risultati del Pescara.